30 milioni di lire, 1640 metri. Vi ricordo che è la settima prova del campionato d'Italia. Partenza velocissima di Forfara allo steccato, attaccato da Tullo, poi Doringo che ripiega subito in corda. C'è un errore all'ingresso nella prima curva da parte di Atollo, che è imitato dalla compagna di scuderia Gaviola, giornata no per la scuderia Bologna, quindi conduce Forfar nei confronti di Doringo, poi in terza posizione il numero 5 Erni, mentre viaggia per corsie esterne nazionale, lasciando in ultima posizione Gibson. I cavalli hanno percorso 350 metri di corsa, conduce a ritmo piuttosto elevato Forfar, che ha ridosso in seconda ruota nazionale, poi in corda Doringo, seguito da Erni e quindi in quinta posizione il favorito della corsa Gibson. Vi dicevo, il premio Due Torri è il penultimo atto del campionato italiano. Gibson, campione in carica, anche quest'anno guida la classifica. Gli basta un piazzamento per chiudere la partita a suo favore. I cavalli hanno percorso 700 metri di corsa, stanno ultimando il primo giro. Sono previsti naturalmente due giri dell'anello di pista piccola da 800 metri dell'arcoveggio. Conduce sempre Forfar nettamente nei confronti di Nazionale, che gira dal via per corsie esterne avendo all'interno Doringo, che è seguito in schiena da Erni avendo all'esterno Gibson. I cavalli sono sul rettilineo delle scuderie con ancora Forfar ben in mano e di Gubellini. L'andatura è, ripeto, molto viva. Comincia a pagare lo scotto di questo tamburo nazionale che perde qualche colpo, allunga Forfar, seguito sempre da Nazionale, poi in corda Doringo, quindi Gibson che ha preso fin dalle prime battute la schiena di Nazionale, quindi in corda ancora sembra tirare Erni e quindi Gaviola, che si è ripresa dopo un errore iniziale. Retta d'arrivo per Forfar, che si allunga senza problemi allo steccato. Vedete, Gubellini fa vedere la frusta al suo allievo, Doringo allo steccato si difende da un attacco di Gibson, che però è secondo, diventa per il secondo anno consecutivo campione d'Italia, terza moneta per Doringo e quarto posto per Nazionale.